Allora Valentina, con Soncina abbiamo detto vi è mancato un po' di Killer Instinct, per il resto primo tempo bellissimo, secondo tempo appaiono anche un po' le stanchezze secondo me di una stagione faticosa. Sì, sicuramente ci portiamo una stagione dove abbiamo giocato più di 50 partite, e quindi eravamo anche un po' stanche, siamo entrate subito forte perché volevamo prendere già il risultato il primo tempo, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare due occasioni e se le avessimo fatti, certo la partita cambiava, però è stata una buona prestazione. Loro sono una squadra di alto livello, non scordiamocelo, e hanno giocatrici del Barcellona, del Chelsea, e bisogna anche sapere di questo ed è importante, quindi noi siamo comunque soddisfatti del risultato, ci rimane quel rammarico della partita da loro per la traversa e il rammarico del gol all'81esimo. Senti, cercando un fil rouge tra le tre partite, Finlandia, Oslo e questa, c'è proprio il rammarico, cioè tre partite che potevano finire benissimo e invece vi vedono raccogliere meno di quello che avreste meritato. Sì, abbiamo raccolto secondo me meno di quello che abbiamo meritato, come hai detto te, però è un girone difficile, si è visto anche, abbiamo visto adesso il risultato dell'Olanda con la Finlandia 1-1, quindi è un girone veramente difficile che si deciderà tutto a luglio. Ti chiedo Valentina, avete cercato fino all'ultimo secondo di vincerla, il mister ha parlato di rammarico, che quando c'è rammarico vuol dire che la squadra incomincia a credere, a capire il suo valore. Che gare ti vai ad aspettare contro i Paesi Bassi e contro la Finlandia? Noi stiamo cercando di lavorare più su noi stesse, più sul gioco, e cerchiamo di valorizzare ognuna di noi. C'è chi fa un tipo di lavoro in una squadra e io mi sto adattando tanto a fare il lavoro sporco, che è quello che vuole anche il mister, perché ha bisogno del pressing, degli scarichi, quindi cerco di dare il meglio come tutte noi, e quindi vediamo con l'Olanda di far bene anche con la Finlandia. Grazie. Grazie. Grazie a te.